Ventura, anche il partito di Fitto che voi rappresentate con la Puglia prima di tutto dice sì a Landel, non anche, è chiaro che Fitto stava innanzitutto, però ultimamente voi avevate posto delle perplessità. Il nostro silenzio era un silenzio di stimolo a tutta la coalizione affinché riflettesse in termini veloci e saggi. Non abbiamo posto candidature per non creare ulteriori confusioni alle aspettative che giustamente ogni forza politica aveva il diritto e il dovere di proporre per fare la scelta migliore in un momento in cui la città ha necessità di avere una guida e, un riferimento che possa dargli la prospettiva e la speranza di un recupero. Il nostro silenzio era propositivo, oggi questo silenzio viene definitivamente sciolto perché la coalizione unanimemente, come noi abbiamo sempre sostenuto sia nei comunicati stampa che nelle riunioni delle forze politiche, l'unanimità è venuta fuori. Quindi anche la Puglia prima di tutto in questo momento condivide e condividerà, come abbiamo già detto, sia nell'immediata competizione delle elezioni, sia eventualmente, ci auguriamo che questo eventualmente non abbia a verificarsi, nella fase di ballottaggio sosterrà lealmente e con grande impegno la candidatura del collega consigliere Landella, vicepresidente del Consiglio Comunale Landella. Ventura, lei è un uomo di lunga esperienza politica, quali criticità intravede ancora in questa sfida che andrebbero superate? Le criticità in questo momento ritengo che siano innanzitutto la valutazione da parte dell'intera coalizione di un programma possibile, non un libro dei sogni, degli interventi immediati verso la città nel senso di realizzare prospettive principalmente nei servizi, io ritengo principalmente nei servizi, e che non debbano pesare alle tasche dei cittadini, perché i cittadini sono stati già abbondantemente chiamati a un sacrificio da queste due le consigliature di centro-sinistra, consigliature che hanno portato solamente all'impoverimento della nostra comunità cittadina. Per cui l'impegno delle criticità da superare sono principalmente quelle di intravedere dei provvedimenti immediati che possono portare a ricevere una migliore qualità dei servizi da dare alla nostra comunità, e sicuramente facendo i conti con le casse della nostra municipalità che, contrariamente a quanto si continua a sostenere, purtroppo vivono una sofferenza finanziaria già da lunghi anni e probabilmente l'avranno ancora per qualche altro anno. Madasco è un avversario temibile, ma per voi possibile da battere? Ma io ho sempre avuto rispetto di tutti gli avversari, perché la politica e una competizione elettorale riserva sempre delle strane sorprese per tutti. Per quelli che partono per essere vincenti, come pare abbiano già dichiarato le varie anime del centro-sinistra, e quelli che invece come noi, con molta umiltà ma con il rapporto continuo con la cittadinanza, tenterà di far comprendere quali sono le reali prospettive che ci sono e gli impegni che si vogliono assumere per dare questo cambiamento. L'assessore Marasco, che è stato nell'amministrazione Mongelli come assessore della sua maggioranza, proviene da un calcolo numerico che è solamente quello delle primarie, non proviene da competizioni elettorali che, contrariamente a Landella e ad altri componenti di questa coalizione, hanno già fatto più di una volta misurandosi con l'elettorato. Lui ha il dovere di misurarsi con l'elettorato, sarà l'elettorato a dare ragione o torto delle nostre riflessioni, e se l'elettorato vorrà la vittoria del centro-destra, evidentemente non ha ritenuto di ritenere meritoria la candidatura di Marasco, dell'ex assessore Marasco.